Tutto ciò che ci circonda, sia naturale che artificiale, è forma. La forma corrisponde al significato di un oggetto, alla ragione per cui un oggetto viene costruito, e rappresenta, se è ben fatta, la sua più alta qualità. Il problema della forma è ricercarne l'essenza. È una cosa che gli antichi maestri greci o del Rinascimento italiano sapevano benissimo e hanno sempre detto occorre guardare la natura. Non dicevano guardare la natura per vedere le cose carine della natura, lo dicevano perché la forma della natura è sempre perfetta. Nel senso che non può essere che così. Ad esempio, la forma di una mano, che può essere di una mano di un bambino, di un vecchio, di un pianista, insomma, le mani sono diverse secondo le persone, è sempre perfetta perché corrisponde, a tutti i movimenti che deve fare la mano, alla muscolatura, agli sforzi che uno avrà fatto con le mani o meno, dipende dai lavori che faranno le persone, eccetera. Non si può dire che una mano sia brutta o bella. La mano è sempre giusta. Così è sempre giusta la forma di un vulcano. Il vulcano porta fuoco, la lava si dispone in un certo modo, eccetera. Come del resto la forma di una scogliera, la forma di una montagna, la forma di un albero. Non può essere che così. Ma questo insegnamento è stato dimenticato, è completamente disatteso. È stato quasi completamente dimenticato. Qualcuno lo conosce, ma ricercare l'essenza della forma in una realizzazione artificiale non è semplice, è faticoso, è un lavoro lungo, attento, di continue negazioni. Quindi esiste il formalismo. Il formalismo che cos'è? Il formalismo è incrostare una forma, sovrapporgli una forma, modificarla per farla diversa. Nel caso del design, l'unico, al contrario di quello che dicono tutte le scuole di design, comprese quelle finlandesi, l'unico motivo, l'unica ragione del fare un oggetto, del fare un progetto è quello che risulti diverso, indipendentemente da qualsiasi ragione. Quindi gli si sovrappongono delle icone, delle cose carpite ad altre forme, indipendentemente dalla storia, dal capire esattamente a che cosa corrispondevano, anche
l'essenza di quello che si vuole fare è un pasticcio confuso che nasce senza ragioni logiche, senza forma. Quindi il formalismo è qualche cosa che viene ritenuta abbellimento, ma è un abbellimento assolutamente ignorante e incapace. Per capire, per sapere se un oggetto è giusto oppure è formalistico, esiste un sistema. Un oggetto, la forma di un oggetto giusto è solo una. Non ci sono alternative. Allora, la forma non può essere che così, così com'è, è quella. Questo risulta evidente per alcuni oggetti della tecnologia, ma risulta evidente anche per la forma di opere di grandi artisti. Se prendiamo una pittura di Picasso, che sembra una faccia tutta storta con dei colpi di pennello, io ho provato a migliorarla. Non è possibile. Quello che sembra un errore non può essere che così. Nel 68 avevo progettato mi era stato chiesto di progettare un divano letto. In un primo tempo avevo deciso di non fare questo progetto perché odiavo tutti i divani letto che vedevano, dei volgari, osceni divani che poi alla notte in certi momenti con molta fatica, facendo operazioni chirurgiche, diventavano letti. Poi ho pensato, ma insomma, il mondo non è un mondo di solo ricchi signori che vivono in grandi appartamenti o ville, mediamente la maggior parte della gente vive in due stanze. La prima ipotesi che ho seguito è stata quella che l'operazione di passare dal divano al letto fosse rapidissima e molto facile. Sono preoccupato di fare un oggetto economico, uno che vive in due locali e una persona che non ha molti soldi. Quindi doveva costare poco, ma nello stesso tempo doveva avere la maggiore qualità possibile ed essere molto resistente. Quando faccio un progetto, voglio sempre fare un oggetto che duri almeno 100 anni o 1000 anni. Addirittura, lo dico un po' ridendo, un divano letto può essere utilizzato da una coppia di amanti. E quindi il mio divano doveva essere sufficientemente robusto. Mettiamo a punto il progetto, ne realizziamo 10.000. Siccome coerentemente con l'ipotesi costava molto poco, era il divano letto col più basso costo sul mercato, i negozianti non l'hanno voluto comprare. È stato un fallimento. E
erano gli anni del 68, tutti piccoli movimenti studenteschi, movimenti politici, spesso riferiti al maoismo, servire il popolo, eccetera, erano guidati da leader. Qualcuno di questi veniva da me per chiedermi l'aiuto per fare un manifesto, la copertina di un libro, cosa di cui io mi prestavo. E una volta uno di questi vede, entra nella stanza e mi dice esattamente: ma tu che fai degli oggetti così carini, così belli, perché hai, indicando il Day Night, questo brutto oggetto? Ma me l'hanno regalato, mi serve, non ci bado, non mi preoccupo qui di avere nello studio oggetti belli o brutti, ma colgo l'occasione per dirgli: ma che letti ti piacciono? Ma un grande letto rotondo, con la base tutta di marmo, un materasso d'acqua, poi mi piacerebbe un enorme lampadario di Murano sopra, un televisore incorporato e tante altre cose di questo tipo. Che fare? Che fare? E ero talmente arrabbiato che dico: il mio lavoro non ha senso. Se devo produrre delle cose che nessuno capisce, tanto vale che cambi lavoro. Oppure potrei tentare di fare qualche cosa per aiutare la gente a capire. Allora, che fare? Mi è venuto in mente che se uno provasse a costruire da sé un oggetto, probabilmente impara qualche cosa. Se per esempio deve andare a comprare un tavolo prodotto industrialmente, con i prezzi giusti, eccetera, sa, controllerà, avendolo lui stesso costruito, che una gamba rimanga attaccata, che non balli, cioè impara qualche piccola cosa. È una cosa facile da dire, ma la gente non si può pretendere che conosca le diverse tecnologie e soprattutto che possieda le attrezzature adatte. Quindi realizzo quasi una ventina di modelli, letti, armadi, librerie, scaffali, fatte tutte con pezzi di legno inchiodate. Realizzo prima dei modellini, poi con l'aiuto di un'industria italiana, la Simon, faccio eseguire gli oggetti al vero e durante la mostra tengo una conferenza dove racconto tutte le ragioni di questo. I miei colleghi, i designer, gli artisti, mi accusano quasi di fascismo, quasi di fascismo, perché dicono: ma un designer deve lavorare per fare degli oggetti per far star comoda la gente, mentre io, secondo loro, obbligo la gente a lavorare. Io avevo detto che avrei inviato il libretto con le istruzioni a tutti quelli che mi pagavano le spese postali, ricevo qualche migliaia di lettere, ma alcune, diverse centinaia, sono fogli manoscritti, magari in lingua inglese, su carta, quadretti, 3-4 pagine, dove mi danno del genio puro, gli oggetti che ho fatto piacciono loro moltissimo, qualcuno dichiara di volerli realizzare tutti. Infatti, hanno uno chalet sulle Alpi o sulle montagne molto rocciose
e questo stile rustico, siamo ancora nel kitsch. Ho fatto tanti altri progetti, ho parlato molto, è da 50 anni che parlo, faccio progetti e allegorie per contrastare, ma è quasi impossibile. È quasi impossibile, non credo, perché la gente sia stupida. La gente semplice capisce. A distanza di 35 anni, Artek mi chiede di mettere in produzione la sedia, nel senso che realizzerà e venderà il pacchetto di assicelle che servono e naturalmente darà le istruzioni e racconterà le ragioni di questo progetto. Accetto nel caso di Artek perché condivide, pensa come me che il design è design se comunica conoscenza. Io sono contento che Artek mi abbia proposto questo perché sono contento di lavorare nella casa di Alvar Aalto.